durante la registrazione questo opuscolo che avete, però, abbiate in mano anche voi, perché qui trovo un po' le informazioni che mi chiedevate rispetto a questo momento di riflessione comune. Io sono il presidente dell'associazione Isola che c'è da 3 anni, questo è il secondo mandato ogni 2 anni, e quindi ne ho davanti ancora uno. Chi mi ha preceduto è stato Marco Servettini, forse qualcuno lo conosce, comunque è stato in carica per 6 anni, dall'inizio praticamente della nascita dell'associazione. L'associazione è nata nel 2003, nell'autunno del 2003, da un'esperienza legata un po' alla rete Lilliput. Allora, io faccio una premessa ancora, perché io sono arrivato in associazione nel 2009, quindi fino a quell'anno ho partecipato all'associazione come esterno, come utente, mi viene da dire. Quando, lavorando in una cooperativa sociale dove lavoro tuttora, ho partecipato alle fiere dell'isola, che sono l'evento forse più grosso, più conosciuto e riconosciuto dell'associazione, che è quella, la fiera dell'economia solidale, che si chiama appunto l'isola che c'è, a settembre di tutti gli anni. Quella dell'anno scorso è stata la 10ª edizione, quindi abbiamo fatto anche un'edizione particolarmente curata dal punto di vista estetico per ricordare il 10º anno di fiera. Quell'opuscolo che avete in mano è il materiale che di solito lasciamo all'ingresso a chi viene in fiera. È del 2012, mi sembra, 2 anni fa, e è stato un po' raccontare, fare un po' il punto di cos'è l'associazione e in particolare la fiera. Quindi come è nata, chi sono i principali attori, diciamo, della fiera e anche dell'associazione. Quindi c'è una parte introduttiva che un po' vedremo insieme, dove si racconta un po' la storia dell'associazione, e poi a seguire ci sono diversi focus fatti da chi aderisce all'associazione e ne fa parte in maniera attiva, insomma, con diversi articoli. Prima di quell'opuscolo in fiera distribuivamo quelle che chiamiamo pagine arcobaleno, sono praticamente un elenco di tutte le associazioni, cooperative, realtà del non profit e anche del profit che aderiscono all'associazione, in particolare alla fiera. Cercherò un po' di fare un minimo di storia dell'associazione, sperando di essere chiaro. E poi mi si chiedeva anche una presentazione un po' dei progetti che abbiamo fatto e che stiamo tuttora sviluppando all'interno del territorio. Vi prego di interagire se riuscite a stopparmi, a chiedermi, perché non... io ci ho messo 2 anni a capire come funzionare lavorandoci dentro, quindi immagino che non sarò tanto chiaro. Quindi nasce da un'esperienza della rete Lilliput che io non ho fatto, quindi non conosco, che ha fatto principalmente Marco nel 2003. In quel momento si sentiva la necessità anche di un lavoro di gruppo all'interno della rete di economia solidale a livello nazionale, appunto dall'esperienza di rete Lilliput. E a livello locale si stavano già muovendo alcune realtà. La rete di economia solidale comasca prende forma nel 2004 e si focalizza essenzialmente nella fiera. Quindi io parlo dell'isola che c'è, però è l'associazione, ma è anche la fiera. La fiera è un evento puntuale che avviene seconda o terza domenica di settembre, nel weekend, un sabato e una domenica, e che vede una presenza massiccia di espositori. Qui vedete scritti 170, l'anno scorso eravamo 180, fisicamente all'interno di un parco comunale, che non è Como, è un paese vicino, comune vicino, e arriviamo a fare nei 2 giorni 20.000 presenze. Quest'anno siamo riusciti a contarli, quindi siamo sicuri che sono 20.000, fino all'anno scorso facevamo una stima.
l'ingresso è offerta, quindi non riusciamo a contare quei biglietti chi entra. Quindi vedete qua scritte pagine arcobaleno, perché vi dicevo è l'opuscolo che diamo all'ingresso, che dal 2012 è diventato quello che avete in mano. Di sotto trovate anche una cartina, che è quella che abbiamo dato l'anno scorso invece, in maniera più semplice abbiamo mappato un po' le realtà del comune, dell'economia solidale comune. Nel 2005 viene praticamente formalizzata la carta dei principi condivisi della rete di economia solidale Comasca, quindi calare un po' nel nostro contesto quella che è la carta dei principi nazionale dell'economia solidale. Tutto quello che vi dico, vi faccio vedere, lo trovate, lo scaricate, io lo scopo, lascerò il materiale anche a Marco, comunque lo scaricate tutto sul sito dell'isola che c'è, www.isolachece.it.org, lì trovate veramente tanto materiale da scaricare, anche i progetti, i progetti fatti, quelli in corso, eccetera. Anche questo file. Quindi il 21 aprile del 2005 nasce formalmente l'associazione, quindi dopo 2 anni di fiera. Allora, il discorso della fiera è stato un po' il volano di tutta l'attività dell'associazione, quindi si è aggregato, si è formato un gruppo, un'adesione formale attraverso questo evento. Prima della fiera sul territorio, e parlo da rappresentante di una cooperativa non profit che va sul lavoro, c'era una festa che si chiamava Primavera Festa, faceva in primavera, ed era organizzata un po' da tutto il non profit locale, quindi da cooperative, CSV, comune, eccetera, di Como in questo caso. Però non ha mai avuto un forte slancio, una forte presa sul territorio. Era limitata, non era veramente nemmeno tanto pubblicizzata, e da quella esperienza che andava scemando poi è nata la fiera dell'Isola. E da lì poi ha preso forza e vigore anche la rete di economia solidale. Quindi poi è nata l'associazione, l'isola che c'è, come la fiera, con lo stesso nome. Il metodo è quello dei filoni della produzione sostenibile, del consumo responsabile, della filiera corta, sviluppati in particolare nell'ottica della sovranità alimentare e quella energetica. Tutte queste cose si sono poi concretizzate in progetti. In progetti che hanno dato gambe a questo lavoro che ci ha portato fino a qua. Il metodo è quello di animare la partecipazione, per sviluppare filiere corte di coproduzione di prodotti e servizi, ma anche di sapere, significati e relazioni. Anche per dare una risposta a dei bisogni che sul territorio c'erano, che immagino, cioè, qui andiamo avanti, più ci accorgiamo che ci sono un po' dappertutto. Allora, dopo tutti questi anni possiamo dire adesso che a Como, nel territorio di Masco, si può fare pratica di consumo responsabile nel quotidiano. Abbiamo creato, è nata una cooperativa sociale di Bua, però, che si chiama Cortocircuito. Giù ho lasciato un paio di documenti anche riguardanti la cooperativa, e comunque anche sul sito dell'isola trovate tutto, c'è anche il sito della cooperativa dove potete scaricare altro materiale, dove dal 2009 questo si affrontano i temi della filiera corta, della produzione responsabile, del sostegno ai produttori locali, della salvaguardia della natura, della preservazione del paesaggio, come l'abbiamo vista prima, della fare rete con i gas locali. La cooperativa è nata nel 2009, abbiamo quindi ormai 4 anni di vita,
è nata un po' come una gemmazione dall'attività dell'associazione Isola che c'è. Qui provo a spiegare perché l'associazione ha la titolarità per presentare progetti. Nella regione Lombardia abbiamo la Fondazione Cariplo che finanzia tutti gli anni dei progetti, finalizzando o comunque indirizzandoli su delle tematiche. Una di queste tematiche è quella che ci riguarda principalmente, tant'è che quest'anno il bando che è uscito sembra fatto apposta per un DES, un distretto di economia solidale. Quindi parteciperemo per creare all'interno, cioè per sviluppare un progetto all'interno di questo filone. Da uno di questi progetti è nato cortocircuito, cioè è nato prima della cooperativa, c'è stato un progetto che si chiamava cortocircuito che metteva a fuoco queste tematiche qua, quindi formazione per gli agricoltori, aggregare la domanda dei gas e l'offerta dei produttori. Da lì sono nati dei mercati, prima in maniera appunto all'interno di questo progetto, dopodiché la cosa è andata avanti, siamo riusciti a mantenerla e un anno dopo è nata la cooperativa. È nata aggregando alcuni produttori locali. Di gas facevamo già spesa, ognuno da produttori diversi, ma nessuno riusciva a fare una spesa continuativa, per esempio sul fresco. E quindi questo è stato un passaggio naturale, conseguente a queste esigenze. Però qui ci sarebbe tantissimo a spiegare. Posso fare domande? Sì. Hai detto che è una cooperativa di tipo A. Perché? Esatto. Questo adesso un po' ci stiamo... È un aspetto un po' strano, sì. Allora, la cooperativa con il circuito è nata come cooperativa sociale perché la valenza sociale è una cosa che tenevamo a sviluppare. Avrebbe avuto più senso per quello che stiamo facendo che nascesse come una cooperativa di consumo. Però una delle nostre finalità, cioè una cosa a cui tenevamo è che noi stiamo facendo un'azione sociale legata alla formazione e informazione sul consumo, cioè indirizzare il consumo dei gas comunque. E questo è il nostro scopo, diciamo, principale. In realtà però la cooperativa non sta in piedi con questa attività, economicamente l'impresa non sta in piedi in questo modo, sta in piedi perché ha una marginalità sui mercati, sulla formazione, ma soprattutto sulla vendita dei prodotti, sia tramite i mercati locali sia tramite gli ordini dei gas. Questo ci impedisce per esempio di partecipare ai bandi Cariplo come cooperativa cortocircuito, perché non siamo iscritti al registro regionale delle imprese sociali, perché il nostro finalità è commerciale. Esatto. Quindi stiamo un po' rivalutando questa cosa, cioè siamo contenti di averlo fatto e di riuscire a stare in piedi dopo 4 anni ancora. Però ci impedisce anche di poter progettare su alcuni filoni che sono specifici di cortocircuito, e l'altra cosa che stiamo pensando di fare è passare da A a B. Da A a B, e in questo modo riusciremo anche a fare questo passaggio. È nata, dicevo, come startup dell'isola, perché c'era questo progetto che gli ha permesso di fare. Il passaggio non è stato netto e da dire anche indolore, perché l'isola ha sostenuto cortocircuito e lo sta continuando a sostenerlo anche economicamente con i pezzi di lavoro, per esempio, di personale che lavora all'isola ma fa parte del lavoro anche per cortocircuito, pagato sempre per l'isola. Diciamo. Tutti gli anni lasciamo un pezzo in più, diciamo, come isola a cortocircuito, che si fa carico man mano che si rafforza a sostenere anche quello che è di sua competenza. Quindi, dicevo, a Como c'è il cortocircuito, ci sono percorsi di autoproduzione con le mie mani, gli incontri giusto con il giusto, sono tutti pezzi di progetti che poi trovate sul sito, io qua ho scaricato qualcosa, però non so se ci sarà tempo. Organizziamo le visite ai produttori a spasso per la filiera, i campi estivi, l'oasi che c'è, campi estivi per i ragazzi durante il periodo appunto, in cui le scuole sono chiuse.
abbiamo dato gambe anche a alcuni produttori, alcuni ragazzi giovani che volevano fare, avevano in mente di fare un'attività agricola e li abbiamo sostenuti, nel senso che gli abbiamo dato un minimo di formazione, di contatti, di relazioni importanti da sviluppare per poter poi creare un'azienda agricola. E soprattutto gli abbiamo dato uno sbocco commerciale, cioè la possibilità di vendere i prodotti all'interno del proprio circuito. Abbiamo dato valore al biologico. Quando ho iniziato, io sono di formazione, sono agronomo, quindi questa cosa mi ha interessato direttamente. Quando abbiamo iniziato il biologico, ma solo 4 anni fa, non sto parlando di un secolo addietro, solo 4 anni fa, a Como perlomeno, nel sezione di categoria biologico era una cosa assolutamente senza senso. La realtà agricola comasca è una realtà di produzioni per uso zootecnico e il biologico non è assolutamente contemplato. Il biologico è una cosa di nicchia, di chi non conosce i problemi dell'agricoltura locale, per cui si affida a un prodotto particolare perché qui non può venire questa cosa. In realtà questa cosa sta cambiando perché tutto intorno sta cambiando, quindi è inevitabile che produttori locali che hanno ancora grandi estensioni di terreno con mais per uso zootecnico sono in crisi. Produttori che hanno aziende zootecniche con bovine da latte sono entrati in crisi, adesso un po' è meglio perché la vendita del latte è risalita, però da qui poi è nato anche tutto un altro humus, diciamo. Qui mi sento di dire che molto lavoro l'abbiamo fatto anche noi, perché sono 4 anni che facciamo corsi di formazione al bio, da introduzione generale a zootecnico, da orticoltura soprattutto, e ormai abbiamo coinvolto diverse decine di persone. Abbiamo attivato una filiera corta, per esempio del frumento, abbiamo un po' copiato quello che sta facendo il Desk Brianza con il progetto Spighe Maglia, per cui un produttore di cortocircuito ha messo a disposizione degli ettari di terreno per fare frumento, gli abbiamo pagato tutto il frumento a un prezzo pattuito all'inizio, da lì poi abbiamo trovato chi il mulino che ci macina, ci conserva la granella, e due produttori, due panificatori, che ce lo lavora. Lo stesso per la passata di pomodoro, abbiamo una cooperativa che ha la struttura per trasformare il prodotto, siamo arrivati a fare anche la passata. Poi un altro filone importante è quello energetico, anche qui è nato attraverso un progetto, da cui poi finito il progetto è nata una, non è ancora un'associazione, perché è ancora diciamo attaccata all'isola, però ci sono dentro 7 aziende profit, da pannelli fotovoltaici, cappotti termici, serramenti infissi, che sono 7 aziende che si coordinano, fanno sistema insieme e si propongono anche ai gas, quindi sono nati anche dei gas fotovoltaici diversi, con dei prezzi stabiliti, pattuiti, condivisi insieme. Il co-housing c'è, non siamo ancora riusciti a farlo quest'anno, anche qui c'era un progettino che ha dato vita a questa cosa, e quest'anno abbiamo proprio una casa da, come dire, da strutturare attraverso un progetto di co-housing. Abbiamo una cooperativa edilizia che ha messo a disposizione questa struttura chiedendo di fare un progetto di co-housing senza avere margini su questa cosa, cioè rientrare della spesa che ha fatto. E quindi ci stiamo attrezzando per coordinare questo lavoro. Come rete di economia solidale, come DES, stiamo lavorando all'interno della rete di economia solidale lombarda, stiamo arrivando a costituirci come associazione regionale per poter poi anche lì partecipare
eventualmente a dei finanziamenti. Abbiamo consegnato una proposta di legge regionale ai parlamentari, ai consiglieri regionali, e non so se andrà avanti, però ci abbiamo lavorato un po'. Siamo in rete con gli altri DES e in particolare abbiamo progettato con il DES Brianza, il DES Varese, un progetto di sistema di garanzia partecipata, cioè non è una certificazione, è una garanzia sul prodotto biologico che è complementare alla biocertificata, alla certificazione di parte terza. Non è una cosa che siamo inventati noi, ma è a livello mondiale, è già diversi anni che esiste. L'IFOANC, l'organismo internazionale di promozione del bio, ha un suo sportello a Bruxelles proprio dedicato a questa cosa, e appunto con questi bandi carico nel 2012 abbiamo finanziato questo progetto insieme ad altri due DES, quindi abbiamo lavorato in tre, ci siamo coordinati per questa cosa. Anche qui sarebbe tantissimo da dire, comunque finito il progetto stiamo ancora lavorando su questa cosa qua, e stiamo garantendo produttori locali che non riescono a certificarsi o non vogliono certificarsi, ma che attraverso questo sistema possiamo in qualche modo garantire che producono, allevano e trasformano in maniera biologica, secondo criteri stabiliti dal regolamento europeo, dove però siamo intervenuti nel merito andando a definire localmente quali erano le cose che andavano prese, quelle che invece potevano essere in qualche modo adattate alla situazione locale, cosa che il regolamento europeo non può fare perché è europeo, vale per noi come vale per la Romania o la Francia o la Spagna. Faresti un esempio? Com'è? Un esempio di questa, di una filiera tracciata, certificata in questo modo? Per esempio, tre ragazzi a Erba che hanno costruito un'azienda agricola, di quelli che sono partiti con noi praticamente da zero, stanno allargando, ormai sono arrivati a 2-3 ettari partendo da poco, ortaggi. Fanno anche biodinamico, per un gas biodinamico, pur non avendo nessun tipo di certificazione. La filiera si costruisce andando a prendere i protocolli, nel progetto c'era tutta una fase di costruzione del materiale proprio da sviluppare, studiandosi il regolamento europeo, avendo come supporto, avevamo Triantafilidis Fididis, che è presidente di AIA fino a pochi mesi fa, e Evatore Mocia, che è un agronoma dell'IFO, che cura proprio l'SPG, loro sono stato il supporto tecnico che ci hanno spiegato bene, uno tecnicamente io cosa diceva, l'altra tecnicamente come sono sviluppati gli SPG dalle altre parti, PGS, anzi l'acronimo inglese PGS, dalle altre parti del mondo e dell'Europa soprattutto. E quindi abbiamo costruito insieme tutto il pacchetto, voglio dire. Quindi abbiamo costruito un manuale di visita con delle domande, intervista che si fanno al produttore. La visita viene fatta con un tecnico, quindi un agronomo generalmente, o un veterinario se parliamo di zootecnia, un gasista, consumatore, e un produttore. Un produttore che fa lo stesso prodotto di chi viene visitato. Abbiamo optato per avere i gruppi di visita esterni al DES in cui si va a visitare, quindi il produttore che va in visita a Como non è di Como ma è di Varese o di Monza, lo stesso per il gasista e anche per il tecnico se si riesce. Quindi si compila questo manuale, tutto viene poi portato, cioè controfirmato, sono delle osservazioni, spazi per scrivere anche osservazioni che nel regolamento non è previsto, cioè niente terzo viene, sì, no, basta. Una commissione esterna, commissione di certificazione, si riunisce 2-3 volte all'anno in base alle visite che deve validare, e anche lì un tecnico, un produttore e un gasista che non sono andati a fare le visite perché fanno questo lavoro qua, si turnano e in base a quello che è scritto dicono sì, no, oppure sì, ma questi ragazzi per esempio hanno un pezzo dei vari terreni che hanno vicino a una strada provinciale, non è trafficatissimo, comunque è vicino a una strada trafficata, e quindi era ok, va bene, però
prossimo anno mettete su una SIPE. Quest'anno siamo tornati la SIPE per 90. Un altro caso di un ragazzo che per esempio non sapeva assolutamente nulla del bio, per cui aveva diversi prodotti chimici da smaltire perché ce li aveva lì. Per cui abbiamo detto, ma sta roba con la butti, e quindi questa cosa era scritta sul verbale, quindi la sua non è stata accettata come, detto, no, non va bene, devi fare queste cose. L'anno dopo siamo tornati e ha cominciato a fare qualcosa, non è ancora come dire, sì, garantito, ma ha cominciato a fare qualcosa, quindi gli si dà anche il tempo. La commissione può dire da qui a 3 anni deve essere a posto, comincia a fare questo, questo, questo in questi anni qua, e ogni anno si va a verificare. E poi se stesso chiede un marchio di gruppo? Il marchio lo siamo arrivati a definirlo in questi mesi, cioè abbiamo lavorato su questa cosa, dei tre desk, quello di Como è quello un po' più strutturato, soprattutto i produttori sono strutturati perché hanno cortocircuito dietro che gli propone un mercato tutte le settimane che sta andando molto bene, e loro hanno bisogno, cioè sono già aggregati, negli altri due distretti si fa più fatica. E loro sono stati i primi a chiederci un marchio. Per esempio, Como ha ristrutturato la città di Como, il municipio, il comune, ha un mercato coperto a Nonario, hanno preso dei soldi da un progetto di consumo, di cui siamo parte anche noi come isola, che è un progetto transfrontaliero con la Svizzera, quindi ha durato 3 anni, abbastanza grossa, e hanno rifatto un'ala di questo mercato nuova proprio per produttori, dove c'è un regolamento, c'è stato un bando di gara per partecipare. Diversi dei nostri hanno partecipato e si sono anche alternati sullo stesso banco perché non hanno tanta voce. E loro ci hanno chiesto, siccome di fianco hanno i commercianti degli ortaggi, dove hanno banchi enormi, tutto di più, ha detto noi abbiamo bisogno anche di differenziarci, per cui un marchio che dica almeno curiosissima e vengano a chiederci che cavolo vuol dire sta cosa, ce l'hanno chiesto. Questo era già nel progetto iniziale, non ci siamo arrivati con il progetto, lo stiamo facendo ora. E nel marchio sarà incluso il discorso che sono aziende biologiche? Non possiamo chiamarle bio perché la legge se lo vieta, però possiamo dire garantito. Garantito, certo. Ve lo vieta nel senso? Certificare da un ente bio per questioni di soldi, ma anche a qualcuno perché non ci crede, qualcuno perché non vede, alcuni sono già certificati, però fanno percorso. Quando non è alternativo può essere. Può essere complementare. L'SPG vale per piccoli produttori che vendono all'interno di un'area ristretta, non ha più senso, se devo vendere fuori faccio la certificazione perché sennò il mio prodotto non passa più come bio. Quindi c'è soprattutto legato a una conoscenza e a una relazione diretta, è quello che ha senso a valore. Però c'è anche sotto una garanzia, cioè c'è qualcuno che controlla comunque, questo abbiamo tenuto a fare. Cortocircuito si era già fatto dall'inizio, è nata prima la commissione criteri del cortocircuito, cioè un gruppo di persone all'interno del corto che faceva questo lavoro qua, andava a visitare l'azienda, però eravamo sempre noi, quindi eravamo meno formale questa cosa, invece con l'SPG gli abbiamo dato più struttura, più corpo, tante ancora di più per il fatto che sono altri che vanno a fare le visite come noi andiamo da un'altra parte. C'è la signora. Sì, volevo chiederti, cos'è il costo per questo controllo? Perché per la certificazione sono di comuni. Sì. Allora, ad oggi controllo ci sarà anche un conto per lei. Ad oggi nulla, perché prima c'era il progetto che ci ha coperto, quest'anno abbiamo lavorato senza, 2013, ci siamo detti almeno qualcuno che faccia lavoro di segreteria ci vuole, perché poi radunare i documenti, avere a disposizione, creare un sito dove poter andare a vedere le cose che uno magari ti vince ma tu hai conferma magari da qualcosa di ufficiale. Ci siamo detti, ci sono dei comitati locali su ogni distretto economia, gruppi di persone, quindi gasisti, produttori e tecnici che si incontrano e lavorano all'interno dei comitati, dopodiché c'è un lavoro dei tre distretti. Ogni comitato ha i suoi iscritti, facciamo pagare una quota a tutti, magari i produttori un po' più alti, ma parlavamo cosa di 10 euro a testa, così. Non l'abbiamo ancora fatto.
Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di avere una stagista di Milano che sta facendo un corso di agricoltura bio in Olanda. Doveva fare 3 mesi di stage, siccome è di Milano, è venuta a sapere quello che facevamo e ci ha chiesto, adesso sta lavorando, ci sta togliendo un sacco di problemi, cioè risolvendo parecchi problemi perché ha del tempo da dedicare a questa cosa, cioè sta recuperando tutti i documenti cartacei che erano ancora in mano a qualche gasista che era andato a fare la visita, sta rimettendo insieme tutte, diciamo, un pacchetto di documenti e sta organizzando le prossime visite. Questo è un lavoro che prima facevamo animatori dei 3 distretti pagati dal progetto, che l'anno scorso poi ho fatto solo io perché ero l'unico che riusciva a in qualche modo a essere sostenuto economicamente dall'isola, e altri 2 distretti non sono riusciti, quindi è una fatica. Adesso stiamo un po' cercando di rimetterci in piedi e abbiamo intenzione di progettare sempre con i grandi calibro. Stavolta magari hai al capofila, noi ci appoggiamo e cerchiamo di fare rete. Ecco, è lunghissimo. Vi faccio solo vedere una cosa velocissima, tanto per dare un'idea a livello di DS. Perché devo cominciare purtroppo a darci dei tempi per le prossime relazioni. Anche le domande possono essere recuperate eventualmente dopo, se hai tutto il tempo sulla discussione anche sui lavoratori. No, c'è anche un video sulla fiera che vabbè dura, non ve lo faccio vedere. Abbiamo dato una graficamente, adesso un po' più fai, una rappresentazione della rete, cioè dei nodi della rete di Como. E fa un po' impressione perché è veramente intricatissima.